fuoco è bellissimo, unisce le anime, porta a contemplare. Il fuoco lo puoi creare per farti da mangiare, cuoce la carne, riscalda, ma il fuoco incendia. Il fuoco è pericoloso. Il fuoco, se creato da stupidi, può fare dei danni. Moda degli ultimi anni è quella di fare fuoco nei boschi, fare dei barbecue all'interno di vegetazioni e guarda caso in aree che non sono assolutamente attrezzate. Ma non solo facciamo il fuoco, lo riprendiamo anche, quindi facciamo il video, facciamo le foto di aver fatto un fuoco bellissimo, magari in spiaggia o perché no magari in un parco naturale in montagna. Pericoloso crearlo, pericoloso riprenderlo, perché esistono persone che sono pericolose nell'emularvi. Ebbene sì, per fare un fuoco bisogna saperlo fare e va fatto nei posti adibiti. Vi brucia letteralmente la fedina penale. E quindi, amico mio, vale veramente la pena fare sto fuocherello? La classifica si sta scaldando, come si scaldano anche le gomme dei nostri camper quando non le cambiamo da tantissimo tempo. Allora, la gomma, anche se non è consumata nel battistrada, è comunque un materiale che con il tempo tende ad invecchiare. La gomma si secca, fiorisce. Avete mai visto in una bicicletta un po' vecchia come sono le gomme? Bene, in quelle fioriture, in sostanza, esce l'aria. Si è sempre dietro a gonfiare, a pompare la gomma, perché ogni 3x2 si sgonfia. Bene, finché è una bicicletta il danno è poco, mal che vada fai fatica a pedalare. Ma quando siamo su un camper che solitamente pesa poco meno di 3 tonnellate, latte e mezzo, e che sempre spesso te lo ritrovi in autostrada a fare i 100-120 all'ora, la questione cambia parecchio. Se cambia, tende a surriscaldarsi e soprattutto in marcia, spesso e volentieri, se capita nel retrotreno, non te ne accorgi nemmeno. Questo ve lo dico per esperienza. Sul mio van è successo di andare al ristorante un pomeriggio dell'estate scorsa e di ritrovarmi a metà strada con la gente che mi sfanalava da dietro. Se non era per un automobilista che mi ha sorpassato e mi ha fermato fisicamente chiedendomi di accostare sulla destra, io manco me ne accorgevo che avevo una gomma a terra. Vi posso giurare, amici miei, che toccandola era rovente. Ragazzi, la gomma fumava. Vi posso garantire che a me è andata parecchio bene. E contando che sul van, bene o male, intorno al passaruota abbiamo un telaio di ferro. Ma provate a immaginare un camper con intorno al passaruota del legno e del cartone. Quindi mi raccomando, ragazzi, facciamo in modo che le gomme dei nostri camper siano sempre nuove, ok? Ma che bello è riposarsi all'interno del tuo camper, farti un bel riposino pomeridiano con l'aria fresca e quel profumo di gasolio, di benzina che ti entra all'interno perché c'hai il tuo vicino che ti adopera un generatore a combustione. Siamo nel 2023, porca puttana. Veramente? Siamo seri? Io posso capire che si prenda dietro un generatore di questo tipo in caso di emergenza. Questo è comprensibile, rimani a piedi, sei senza corrente, vuoi ricaricare velocemente, allora il generatore entra in funzione e ti salva la vacanza. E questo ci può stare. Io parlo proprio di quelli che pacatamente parcheggiano di fianco a te, gli stessi da sindrome da cozza che abbiamo detto prima, e ti accendono bellamente 2 kW di puzza e morte proprio di fianco a te, creando inquinamento, facendo un rumore acustico e rompendo un po' i c***i a tutti quanti in area di sosta. Meno che non vendiate piadine o non fate magari delle salsicce sulla griglia, l'utilizzo di questi generatori oggi nel 2023 è secondo me ormai obsoleto. Anche perché non costano mica poco, eh. Cioè, se vogliamo andare a comprare dei generatori magari silenziati, un po' blasonati, il millino, ragazzi, parte come ridere. E chi è che si mette a spendere 1.000 euro per un generatore a combustione? Piuttosto con quei soldi mi faccio un impianto fotovoltaico sopra il mio camper. Se proprio voglio avere un po' di energia, aggiungerò una batteria in più oppure una batteria a litio che possa anche sostenere un bel po' di assorbimento. Impianti che sono anche calcolati per far funzionare un asciugacapelli, una lavatrice, anche se mi sembra assurdo andare in vacanza e usare la lavatrice, però ci possono essere esigenze particolari. Beh, adesso gli impianti di accumulo permettono tutto ciò, con delle spese che, credetemi, non sono così folli. Non mi venite a raccontare la favoletta dello smaltimento delle batterie, per piacere. Non mettiamolo a confronto col puzzone che ti sgretola i maroni per creare un po' di corrente. Facciamo questo salto di qualità, cerchiamo un po' di evolverci, buttiamolo via sto c***o di generatore, eh? Vi faccio una domanda: voi quando fate la cacca, la fate in un campo o la fate nel gabinetto? Sembrano domande sciocche, però quello che sta accadendo ultimamente è di vedere deliberatamente dei camperisti o full timer o van lifer che vanno orgogliosi delle proprie gesta nel cagare praticamente nella natura. Ora, l'uomo lo ha sempre fatto,
quando si va nei boschi, si va a funghi, si va a mirtilli, ti scappa la cacca, la fai nel bosco. Che problema c'è? Però di sicuro non lo fai con le telecamere puntate. Oppure non fai i post su Instagram dicendo che hai appena cagato nel bosco. Ma questo sarebbe anche il meno peggio dei comportamenti, perché comunque ha quel non so che di naturale. Quello che invece mi sta veramente sul cazzo è il fatto di scaricare 10 litri di merda di liquami un po' ovunque, grazie alle nostre nuove valigette portatili che sono ormai di serie in tutti i camper sul mercato, a parte quelli molto vecchi dove c'è ancora il vecchio serbatoio. Con questa bella valigetta abbiamo l'opportunità di scaricare la nostra merda negli appositi alloggi o aree attrezzate adibite appunto alla manutenzione dei nostri mezzi. Beh, sappiate che la percentuale di gente che non rispetta questo tipo di comportamento civile ed educato è sbalorditiva. Il fatto che ci siano anche poche aree attrezzate, quelle che ci sono anche sono fatiscenti, non aiuta sicuramente. Nella mente di un camperista un po' debole scatta quella molla che ti porta a smerdare i tuoi liquami al primo pertugio disponibile. E te ne accorgi perché lo vedi, perché dentro i liquami c'è un po' di tutto. Non c'è solo la pipì e la cacca, ma ci sono anche carta igienica, spesso e volentieri dei Tampax. Io vi odio quando capita. Oppure anche degli stronzi talmente duri di gente stitica che non cagava da 2 settimane, che nemmeno l'acqua di scarto di Chernobyl può sciogliere un elemento così rigido e insano. E poi, ragazzi, ma che schifo! Cioè, provate voi a immaginare a scaricare 10 litri di merda dietro a un fosso sotto un ponte. Cioè, ma quanto schifo fai? Ne vogliamo parlare? Basta andare su Google Maps, mettere aree attrezzate camper e fai le tue tappe in base a quanto caghi al giorno. Non so, è così difficile? Madonna ragazzi, questa è la peggiore di tutte. 10 anni fa mi ritrovo con il camper appena tirato fuori dal concessionario, ok? Un driver mobilvetta del 2001, basato su Ducato, quindi un bel trattorino, un bel trattorino 2005 aspirato, aveva comunque la mansarda, e per la prima volta io guido un camper, tutto contento, tutto felice. Esco fuori dal concessionario e mi dirigo verso casa a Scandiano. Dovete sapere che il concessionario di Reggio Emilia porta sulla strada pedemontana, ok? Arrivati a Scandiano c'è un sottopasso, il sottopasso dei Cappuccini, quello che vedete qui. Un sottopasso che è alto 3,5 metri. Ovviamente io, tutto contento, esaltato del camperino nuovo appena tirato fuori dal concessionario, faccio questa strada e non mi accorgo assolutamente di avere la mansarda. Cioè, per me era come guidare un furgone, quindi la mansarda è come se non ci fosse. Passo indenne il sottopasso di 3,5 metri, senza sapere che il mio mezzo era 3,35 metri. Cioè, praticamente per 10 centimetri del cazzo ho rischiato di mandare tutto a puttana. E me ne sono accorto solo quando c'ero sotto. Cioè, praticamente sono entrato sottopasso così. Oh cazzo, cazzo, cazzo! Non avevo più tempo per frenare, non avevo più tempo per inchiodare, o lavavo la spacca. Quindi, ragazzi, questa è la peggiore delle ipotesi che può accadervi. L'incidente più grave in assoluto è quello di rimanerci sotto un ponte. Sappiate che questi mezzi sono alti e da libretto hanno delle altezze da rispettare, quindi mi raccomando, quando andate sotto i passi guardate bene i limiti e non fidatevi di quello che c'è scritto nei cartelli, perché non sempre è reale, ok? Possono cambiare anche di pochi centimetri nel corso del tempo, credetemi, è più facile di quello che pensiate. Basta una distrazione, basta veramente essere sovrapensiero che mandate a puttana un intero camper. Poi a me andava anche bene, a dire la verità, nel senso che se succedeva una cosa del genere al limite sfregavo, ok, il tetto, lo rovinavo, però non facevo più di tanto dei danni eclatanti. Però ci sono delle immagini in rete di vicende simili, camper completamente sfasciati, che ti ritrovi praticamente solo il mezzo macchina, mezzo motore, con tutta la carcassa, la cella completamente staccata, ok? Quindi camper da buttare completamente via. Assolutamente stiamo attenti a questa cosa. Non è così raro che possa accadere. Se ti è piaciuto questo video, beh, allora lascia un bel like e nel frattempo iscriviti al canale Sbragliando si impara, in modo da rimanere con me aggiornato nei prossimi contenuti qui su quel canale dove ce n'è sempre una da imparare. E ricordati la campanellina delle notifiche. Amici miei, da Matteo Bragli è tutto. Un bacio, un abbraccio, ciao! Get down.